Bentornate qui su LR Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Oggi ancora playlist Sanremo 2019, parleremo di un duetto che mi ha molto colpito, Federica Carta e Shade o Shade, a seconda di come lo volete pronunciare. Se avete voglia di fare qualche riflessione insieme a me a proposito della loro performance e della loro proposta artistica come duo, ovviamente non vi rimane che guardare questo video, ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di LR Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Oh, bentornati e bentornate, benvenuti e benvenute. Parliamo di Sanremo 2019. Dovete sapere che, se non lo sapete già, ve lo dico, perché magari siete nuovi del canale o magari non vi siete ancora iscritti. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, fatelo. Ogni anno, durante la settimana di Sanremo, io commento le canzoni in gara dopo il primo ascolto con voi. Ovviamente voi non vedrete tutti i video pubblicati subito il giorno dopo, li pubblicherò a scaglioni ma per ragioni di tempo, però praticamente i video commenti vengono fatti esattamente dopo la diretta di Sanremo, ve lo dimostro. Cioè, guardate, martedì 6 febbraio, sono le 4:08 della mattina e praticamente sono qua a parlare con voi di Shade o Shade e Federica Carta e di questo loro duetto. Allora, devo dire la verità, a me i duetti, soprattutto nei giovani di Sanremo, non mi sono mai piaciuti. Però io per Shade ho un piccolo debole, perché il suo singolo Bene Bene Ma Non Benissimo, o Bene Ma Non Benissimo, boh, non mi ricordo se c'erano due bene, uno solo nel titolo, ma comunque quel singolo lì praticamente l'ho canticchiato per mesi insieme a mia nipote di 7 anni, che quindi praticamente potete capire che io a questo personaggio voglio già bene, cioè è già nel mio cuore già di default, e Shade sei già nel mio cuore di default, per cui ovviamente ti ho guardato con un occhio di riguardo. Devo dire la verità che questo duetto mi è piaciuto molto. Da una parte appunto perché mi piace lui come cantante, come esponente di questa musica giovane, queste diciamo contaminazioni del mondo molto molto young, di tutto quello che è il rap, la trap, il parlato nelle canzoni, il melodico non melodico, il melodico ritmato. Se siete seguaci di LR Channel, se mi conoscete un pochettino anche come musicista, sapete che a me non piace catalogare troppo, cioè mi piace lasciare spazio alla libertà di espressione anche quando si parla di categorie, per cui non mi piace troppo investire su quello che è una categoria in particolare. E queste contaminazioni a me piacciono molto, quindi dalla parte, diciamo, il contributo di Shade mi è piaciuto molto, ma mi è piaciuto veramente tantissimo anche il contributo della vocalità di Federica Carta, che veramente, veramente, devo dire la verità, proprio è un grandissimo valore aggiunto all'interno dell'economia del brano musicale che hanno presentato. Per quanto riguarda il testo, non mi ha, diciamo così, non mi ha coinvolto empaticamente, lasciandomi un segno indelebile fin dal primo ascolto. Probabilmente me lo lascerà al secondo, al terzo. Solitamente i testi delle canzoni vanno ascoltati un po' più di una volta per essere compresi, anche perché, come ripeto sempre, durante un primo ascolto probabilmente non si riesce a cogliere tutto quello che una canzone porta in sé di bello o di brutto. In realtà la completezza della canzone arriva dopo qualche ascolto, e quindi nel momento in cui ci sentiamo molto molto coinvolti da qualcosa, e in questo caso io mi sono sentita molto coinvolta proprio dall'intreccio e dall'incastro perfetto delle due vocalità di Federica e di Shade, e io mi sono sentita presa da questo e probabilmente ho colto di meno quello che poteva essere il contenuto del testo,
e ho colto probabilmente di meno anche tanti aspetti della musicalità del brano e dell'arrangiamento. In ogni caso, questa cosa veramente mi ha lasciato un po' perplessa, perché io normalmente boccio tutti i duetti di Sanremo, non mi piacciono proprio, non mi piacciono né tra i big, non mi piacciono tra i giovani, non mi piacciono perché normalmente sono duetti che si basano su una convenienza, cioè sono duetti che sono intrecci che il cui collante è solo un collante di convenienza. Le case discografiche gli conviene che questo artista duetti con quest'altro, uno perché vuole rimettersi un pochettino in gioco e prendere il panorama un po' più giovane, e l'altro perché è meno conosciuto e quindi duetta con quello famoso che gli dà un po' più di popolarità, di dignità, credibilità, eccetera eccetera. Normalmente i duetti vengono studiati per questo. Però gli intrecci purtroppo non sono sempre felici, perché tante volte le voci non si sposano bene insieme, il modo di cantare, il linguaggio verbale, paraverbale, il linguaggio dell'espressione corporea non si sposa e non si intreccia, e per cui rimango sempre molto perplessa. Questa è la prima volta, devo dire la verità, che un duetto invece mi è piaciuto. Devo proprio dire che mi è proprio piaciuto, cioè proprio sono rimasta coinvolta proprio dall'intreccio, quindi dal fatto che queste due voci collimino così bene insieme, che si intreccino così bene insieme e si facciano spalla l'una all'altra. Boh, questa è la riflessione che volevo fare insieme a voi. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Qui sotto l'info box c'è la parte relativa ai commenti. Ovviamente io vi chiedo di essere sempre educati per rispetto, in primis nei vostri stessi confronti, e poi anche per rispetto a chi legge il vostro commento, alla padrona di casa che sono io e che vi offro lo spazio e il modo di farlo, e soprattutto anche all'artista che state andando a criticare. Probabilmente qualche critica, se fatta in maniera costruttiva ed elegante, può anche servire a migliorare. Quando le critiche invece vengono fatte per sminuire, non servono proprio un cavolo. Per cui, insomma, vi dico, questo non è il canale che fa cacciara sulle critiche, ecco. Noi non facciamo cacciara sulle critiche, noi facciamo tante riflessioni per crescere. Non ci interessa tanto la cacciara, cioè abbaiare o occheggiare non ci interessa tantissimo, però ci interessa crescere e ci interessa arricchirci del parere di tutti, per cui se volete lasciare un contributo è davvero ben, ben accetto. Basta, che altro dirvi? Se vi è piaciuto questo video vi chiedo di lasciarmi tanti tanti like di supporto per aiutarmi ad indicizzarlo, per aiutarmi ad indicizzare la playlist di Sanremo di quest'anno e soprattutto per aiutarmi ad indicizzare il canale, che mi auguro cresca sempre di più. Se volete far parte della community di LR Channel, di questa grandissima family che pian piano sta veramente crescendo tanto, ovviamente non vi rimane che iscrivervi al canale e soprattutto attivando la campanella delle notifiche sarete sempre aggiornati da YouTube ogni volta che pubblicherò un nuovo video. In questa settimana di Sanremo li farò uscire scaglionati, ma usciranno praticamente tutti, per cui saranno un po' a raffica ogni ora, ogni mezz'ora, non so quando riuscirò a montarli, ma nelle prossime settimane saranno solitamente i soliti 3 video a settimana, quindi se non volete perderveli attivate la campanella delle notifiche. A me non rimane che ringraziarvi ancora una volta, salutandovi con il solito bacio e tantissimo, tantissimo amore.